Ciao a tutti ragazzi, sono Gianmarco Bollaro, ex atleta strongman, ho fatto per 8 anni le competizioni di strongman a livello pro in Italia, ho vinto 2 campionati italiani e è già da un anno e mezzo, quasi 2, che faccio gare di main physique. Ho deciso di intraprendere questo percorso da 2 anni, sono stato a dieta 2 anni, il mio peso corporeo è calato molto. Voglio parlarvi della mia preparazione all'ultima gara, come ho affrontato l'alimentazione e come ho affrontato l'allenamento con un nuovo preparatore che mi ha cambiato. Come avete letto dal titolo, io adesso mi prenderò un periodo di relax dove mi allontanerò dalle gare. Molti di voi non lo sanno, ma io è da 2 anni che ho intrapreso questa vita. E quindi che cosa è successo? È successo che mi sono ritrovato a fare delle scelte un po' radicali, perché io pesavo più di 100 kg, mi sono ritrovato a pesare 83 kg, quindi a livello alimentare 2 anni, come appunto dicevo, che sono in una fase di ipocalorica dove non ho mai fatto una fase di ipercalorica, quindi ho sempre mangiato meno rispetto al mio consumo calorico giornaliero. Ci sono stati dei periodi dove ho fatto una fase di normocalorica, per esempio durante la quarantena. Però bene o male, a livello mentale, tutto questo è molto stressante. La vita da atleta, specialmente in questo sport, non è semplice, sia per gli allenamenti, circa 5-6 a settimana, sia per lo stile di vita, il giusto riposo, uscire poco la sera, andare a letto presto. Fortunatamente la mia fidanzata e anche lei fa le gare e abbiamo lo stesso stile di vita. Se non avevo lei non sarebbe stato così semplice gestire il tutto. Quindi ragazzi, non è facile. E adesso ho deciso di intraprendere un periodo di massa, terminata questa gara, per far sì di riprendermi un po' a livello mentale, anche per gestire meglio la mia quotidianità. Come tutti voi sapete, oltre a lavorare in palestra e gestire comunque dei clienti anche online, io ho un'attività familiare e vado a lavoro con mio padre al mercato ogni giorno, perché mio padre ha un'azienda agricola dove vende frutta e verdura. Quindi diciamo che lo stare a dieta e avere la fame, avere crampi allo stomaco perché siamo in fase di preparazione gara, essere distrutti dall'allenamento non è facile. Ora io ragazzi non voglio spaventarvi, ma parlandovi così vi voglio far capire come funziona la preparazione ad una gara. Logicamente se voi dovete prepararvi per andare in spiaggia con un bel fisico, quello è molto più semplice da gestire. Chi vuole avere un bel fisico finalizzato a vincere delle competizioni, e diciamo che la musica un po' cambia. Questa diciamo che è la miglior condizione in un anno e mezzo di gare che ho mai portato sul palco. Adesso voglio un po' parlarvi di come ho gestito negli ultimi mesi, dalla scorsa gara fatta a luglio fino ad oggi, per quanto riguarda alimentazione e allenamento. In questo anno e mezzo ho provato diverse diete, ho cambiato diversi preparatori. Da ognuno di loro ho potuto imparare dei piccoli trucchetti che ogni giorno metto in pratica sui miei clienti. Logicamente, l'ultimo preparatore è quello con cui mi sono trovato meglio. Perché? Perché lui è riuscito a capire che cosa è più adatto a me. Per quanto riguarda l'alimentazione, come per quanto riguarda anche l'allenamento, il tutto deve essere estremamente personalizzato. Ci sono persone, per esempio, che in fase pre-gara, dopo la scarica, rispondono meglio a una ricarica con del cibo sporco, ci sono delle persone che reagiscono meglio a delle ricariche con del cibo pulito, eccetera, eccetera. Quindi sta nel vostro preparatore capire che cosa è più adatto a voi. Io negli ultimi mesi ho scoperto che la mia genetica risponde molto meglio ad un'alimentazione pulita. Quindi io è da circa 3 mesi che mangio solamente dei cibi super puliti per la preparazione gara, ragazzi, mi raccomando, non sto parlando per chi vuole andare in spiaggia. Ci tengo sempre a puntualizzare questa cosa perché molti di voi magari pensano che per andare in spiaggia ci dobbiamo comportare allo stesso modo. Assolutamente no, qui si tratta di portare il corpo a una percentuale di massa grassa più bassa possibile. Cosa che si riesce a sostenere poi per un weekend, il weekend della gara. Terminata la gara, la nostra massa grassa e condizione cambia già dal giorno dopo.
Quindi che cosa è successo? Io in questi mesi ho mangiato solo ed esclusivamente come fonti alimentari albume, un uovo al giorno, delle verdure, zucchini e asparagi, riso, gallette, pollo e 2-3 volte a settimana del merluzzo e del manzo magro. Basta, non ho mangiato né un pancake proteico né delle barrettine proteiche. A livello di integrazione prendevo uno shaker di proteine post workout con delle ciclodestrine. E diciamo, questa era la mia alimentazione che mi ha portato ad avere questa condizione qui pre-gara. Logicamente avevo un quantitativo, poi non vi ho parlato dei grassi, come grassi mangiavo 20 grammi di olio di oliva al giorno e un tuorlo dall'uovo che mangiavo e del burro di arachidi, pochissimo, 2 cucchiaini al giorno. Stavo ad una quota più o meno fissa di proteine al giorno. Stessa cosa per i grassi, mentre per quanto riguarda i carboidrati facevo delle cicliche. C'erano delle giornate in cui avevo dei picchi di gallette e riso un po' più alti e avevo altre giornate dove avevo dei picchi un po' più bassi come quantità. Più o meno stavo a colazione un uovo con 300 di albume, metà mattinata 200 di pollo, pranzo 2,20 di pollo, metà pomeriggio 200 di pollo, cena 2,20 di pollo, che magari durante la settimana andavo a sostituire durante magari il pranzo con del merluzzo o con del manzo magro. Io in genere mi mangiavo la tartare magra perché a me piace molto la carne cruda e andavo a mangiare quella. Come quantitativo proteico mangiavo questo più pre-nanna sempre dell'albume e cotto in padella dove andava a mettere sopra del burro di arachidi. Come fonti, come vi dicevo prima, per quanto riguarda i grassi, 10 grammi a pranzo di olio di oliva, 10 grammi a cena di olio di oliva, pre-nanna 2 cucchiaini di burro di arachidi e un tuorlo a colazione con l'uovo. Poi per quanto riguarda i carboidrati, o il riso, riso basmati o riso integrale, oppure delle gallette, gallette di farro o gallette di grano saraceno. Perché mangiavo queste fonti qui di carboidrati? Perché sono delle fonti di carboidrati estremamente pulite, che non hanno grassi e anche a livello proteico sono basse e che sono a basso indice glicemico, quindi durante la giornata mi tengono bene o male la glicemia stabile, mentre nel pasto post workout, quindi subito dopo l'allenamento, andavo ad assumere delle ciclodestrine. Le ciclodestrine sono dei carboidrati ad alto indice glicemico, quindi per avere una rapida assimilazione. Quando non avevo a disposizione delle ciclodestrine, andavo ad assumere in sostituzione di quelle delle gallette di riso, non di farro o grano saraceno come durante la giornata, perché le gallette di riso sono ad alto indice glicemico, quindi mi vanno a ripristinare più rapidamente le riserve di glicogeno che ho bruciato durante il workout. Per quanto riguarda invece l'allenamento, negli ultimi mesi ho cambiato drasticamente il mio modo di allenarmi e anche questo è riuscito a portarmi a degli ulteriori risultati dal punto di vista fisico. E cosa è cambiato? Sono passato da allenarmi ad altissime ripetizioni con circa 40 secondi di recupero, con allenamenti brevi di 40 minuti totali, sono passato ad allenarmi 5-6 volte a settimana con allenamenti della durata totale più o meno di 1 ora e mezzo, senza far del cardio, perché io non ne ho bisogno, perché ho il metabolismo che va molto veloce, quindi io e per mia genetica del cardio per ora non ne ho bisogno. E durante questo tipo di allenamento che cosa andavo a fare? Andavo a lavorare sia su ripetizioni basse, quindi toccavo anche le 6 ripetizioni, le 8 ripetizioni, le 10 ripetizioni, le 15 ripetizioni, le 20 e le 25 ripetizioni. Quindi diciamo, in un mio allenamento andavo ad attivare un po' tutte le fibre, sia le fibre a contrazione rapida sia le fibre della resistenza, quindi andavo ad allenare un po' il mio muscolo sotto tutte queste sfaccettature. Logicamente allenandomi più volte durante la settimana, ogni muscolo lo andavo a ripetere circa 2 volte durante la settimana, anche con dei richiami. Logicamente io, che avevo bisogno di mettere volume
maggiormente nella parte superiore del corpo, essendo man physique, la parte delle spalle e del petto, quella le andava ad allenare in modo specifico, ancora di più per due volte a settimana. Mentre per quanto riguarda le gambe, che molti di voi tendono a trascurare, anche in una preparazione di main physique, dove le gambe comunque sono nascoste perché non si mostrano ai giudici, sono nascoste dal pantaloncino lungo fino al ginocchio, è necessario allenarle. Perché? Anche molti di voi che magari si stanno preparando per togliere quei chili di troppo, non dovete trascurare l'allenamento delle gambe. Questo perché? Perché le gambe sono il muscolo più grande che c'è nel corpo umano. Quindi nel momento in cui voi andate ad allenare le gambe, già durante il workout, io sto parlando dell'allenamento con i pesi, non dell'allenamento cardio, andate ad avere un grandissimo consumo calorico durante la seduta di allenamento. Inoltre, come tutti ben sapete, più chili di muscoli abbiamo nel nostro corpo, più il metabolismo basale, quindi le calorie consumate a riposo, saranno maggiori. Quindi il nostro metabolismo basale, più chili di muscolo abbiamo, più calorie riesce a bruciare durante la giornata anche stando sul divano. Potete ben capire che per mettere un chilo di muscolo nel bicipite ci vuole una vita, perché è un muscolo piccolino. Ma mettere un chilo di muscolo in una gamba, che è un muscolo veramente grande, si fa più in fretta. Quindi allenare le gambe vi permetterà di crescere muscolarmente sul totale del vostro corpo in modo più rapido e vi permette di accelerare molto il vostro metabolismo nel breve periodo. Quindi non va mai trascurato l'allenamento delle gambe in fase di dimagrimento e anche in fase di preparazione gara, dove è necessario arrivare ad una bassissima percentuale di massa grassa. Mi raccomando ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un like e lasciate un commento qui sotto. Io cerco di rispondere a tutti i vostri commenti. Se avete bisogno di consigli, di un aiuto, di qualsiasi cosa, basta che lo scrivete qui sotto, io vi commento e vi aiuto a risolvere la vostra situazione, se anche voi siete in fase di dimagrimento, se anche voi in futuro volete affrontare delle gare, eccetera, eccetera. Per me sarà un immenso piacere darvi un consiglio e darvi una mano.